a scendere in campo con i dipendenti che da 30 anni si occupano delle pulizie degli uffici comunali, i sindacati di categoria che questa mattina sperano in un incontro con il sindaco per risolvere una situazione che non deve mortificare i lavoratori. Noi ci troviamo di fronte a una procedura di cambio d'appalto, in seguito a una gara indetta dal Comune, che è una gara fortemente a ribasso, che non tiene conto dei lavoratori che sono 37 e che lavorano già per un salario minimo di 16 ore e che con questa gara diventerebbe una macelleria sociale, perché l'azienda subentrante vorrebbe fare un taglio del 55%, quindi al di sotto dei minimi salariali che sono già previsti dal contratto nazionale e che è inaccettabile, considerato che già stiamo parlando di uno stipendio che è quasi un sussidio. Quindi noi non riusciamo a capire come il Comune abbia potuto fare una gara così fortemente a ribasso, non tenendo conto di quei stessi lavoratori che oggi puliscono le scrivanie dei dirigenti del Comune di Siracusa. Di quanti lavoratori parliamo e quindi famiglie che hanno dietro, quanti sono? Parliamo di 37 famiglie, appunto, come dice bene lei, perché dietro ogni persona c'è una famiglia e per molti di loro è l'unico sostentamento. Avete già esposto le problematiche al sindaco? Noi già un anno fa, quando uscì il bando di gara come Fisascat CISL, avevamo fatto una nota al Comune dichiarando appunto questa gara e chiedendo la revoca in autotutela per la salvaguardia e quindi per evitare appunto questa macelleria sociale.